Amy. Ciao amici, bentornati con i video horror della settimana. Spero che i video precedenti vi siano piaciuti. Spero anche che siano stati di vostro gradimento. Voglio consigliarvi di sedervi e stare tranquilli, perché quelli di questa settimana sono ancora più spaventosi e terrificanti. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. A tutti capita di fare strani incontri. Magari se ci troviamo in un posto dove siamo in vacanza, riprendiamo tutto col nostro telefonino e magari dopo ci accorgiamo di aver catturato qualcosa che in quel momento non era visibile ad occhio nudo. La stessa identica cosa è capitato a quest'uomo mentre era in vacanza. Riprende questo lago col suo telefonino. Oltre al lago e alla vegetazione, non si accorge di riprendere anche qualcos'altro. Una strana sagoma bianca sembra uscire fuori dal lago e camminare su di essa. Non so dirvi se questo video sia tutta una montatura o sia reale. Comunque, l'ultima parola la lascio a voi. Nel prossimo filmato, un ragazzo di nome Garcia ha caricato un video davvero spaventoso. Secondo il ragazzo, la casa della zia sarebbe stata costruita su un terreno dove tempo fa c'era un vecchio cimitero. Sempre secondo il ragazzo, in quella casa succederebbero cose molto strane. Rumori di porte che si aprono e sbattono. Oggetti che vengono lanciati a terra da una forza invisibile. Il giovane decide di andare nella casa della zia per riprendere un qualche fenomeno paranormale. E una volta lì, i fenomeni non si lasciano attendere. Mi gente, me encuentro en casa de mi tía, estoy muy desconcertado. No mames, güey. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Miren, 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 escuchen, escuchen. Todo se está quedando aquí grabado. No mames, güey, están aventando cosas. La puerta se está abriendo, en serio, ya me quiero ir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No, por favor, no, yo vengo de la mano de Dios, vengo solamente a casa de mi tía. Güey, güey, acaban de prender el microondas, mi gente. Lo estoy dejando todo grabado. Acaban de golpear el baño, me voy a meter al baño. Acaban de cerrarme la puerta. Ya no puedo, en serio, ya no puedo. Vengo de la mano de Dios, yo no busco hacerte ningún tipo de daño. Yo sé que estás golpeando la puerta. Por favor, ando muy nervioso. Una volta entrato nella casa, il ragazzo incomincia a sentire degli strani rumori. A quel punto incomincia a pregare e nota che il forno a microonde si è appena acceso da solo. Dopo di ciò si dirige in bagno e nota che la tendina del bagno è chiusa e quindi decide di aprirla. Ma è proprio qui che il ragazzo si accorge che in quella casa non è da solo. Vengo de la mano de Dios, yo no busco hacerte ningún tipo de daño. Yo sé que estás golpeando la puerta. Por favor, ando muy nervioso. Non credo che questo sia stato lo scherzo di un qualche suo familiare e non credo nemmeno che lui lo sapesse, visto che fugge via da quella casa, praticamente terrorizzato. Nel prossimo filmato, una donna riceve una visita inaspettata. La donna sente dei rumori provenire dalla porta d'ingresso. Convinta che dei ladri stiano entrando in casa sua, riprende tutto col telefonino. Ed è proprio lì che si accorge che non è un ladro ad aprire la porta di casa sua, ma è qualcos'altro di ancora più spaventoso. Uno strano essere deforme, con i denti da vampiro, apre la porta d'ingresso della casa della donna e allo stesso tempo entra in casa sua.
Non so quanto di vero potrebbe esserci in questo video. Una cosa è certa. Quella donna è veramente terrorizzata. In quest'ultimo filmato, un gruppo di ragazzi decidono di andare a visitare un vecchio penitenziario, ormai abbandonato da anni. Uno dei ragazzi, di nome Josh, incomincia a perlustrare le celle e ad un certo punto nota in una di esse qualcosa di strano. Mentre il ragazzo ispeziona le celle, in una di esse nota un'ombra oscura dalle sembianze umane. La stessa sembra che non batta ciglio. Infatti rimane lì immobile. Il ragazzo però la vede e si spaventa e fugge via. Video, devo dire, veramente spaventoso. Voglio farvi una domanda, ragazzi. Se vi foste trovati nella stessa situazione del ragazzo, come avreste reagito? Sareste rimasti lì a guardare e capire cosa poteva essere? O sareste fuggiti via, terrorizzati? Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.